direi che per andare alla sala del server facciamo prima tornare indietro. Eccola qui, appunto. Madonna, quanta musica incredibilmente epica. Che l'hacking abbia inizio, siete pronti? Dammi un attimo che fammi vedere la squadra. Allora, stiamo allenando Ryuji, Han e Haru, direi che va bene. Morgana, ok, può stare qui, ma dobbiamo allenare anche Makoto. Facciamo al posto di Haru? No, Haru in questa zona mi sa che ce la teniamo perché è utile. Vai. Ok, hacking in corso, guardatemi le spalle. Sì, capo. Allora, andiamo con lei. Becca di questo. Dobbiamo tenere Futaba al sicuro. Io starò qui. Si sa mai cosa possa succedere. Ecco, appunto. Oh, e questo dove cazzo è arrivato? Da dove è uscito fuori questo? Cioè, credo... credo di averlo visto... dov'è? Ecco fatto. Di averlo visto saltare fuori saltando. Beccati questo. Beccati quest'altro. Stronzoni maledetti. Lontani da Futaba. Vi ho detto, lontani da Futaba. Porca troia. Allora, beccati questo. Beccati questo. Dove sono saltati via? Aia, che dolore. Beccati questo. Madonna, Haru poverina le sta prendendo male. Uno, due e tre. Madonna mia. Aia. Aspetta. Uno, due. Beccati questo. Stronzi maledetti. A che punto è? Beccati questa. Beccati questo. Maledetti. Oh, calmi. Calmi che le sta prendendo. Han, ti devo dare il passaggio. Devi curare Futaba. Perfetto. Ah, che dolore. Dai che siamo al 99. Ottimo. Questa zona è stata stronza perché era troppo piccola. Era troppo piccola per riuscirsi a muovere perfettamente. Saliamo di sopra e ci curiamo. Perfetto, rieccoci qua. Ah, così un computer solo in mezzo a una stanza. Ok, non ci sono ombre in questa stanza. Inizia da creare Emma, ci vorrà del tempo. Contiamo su di te, te la caverai. Puoi farcela, Oracle. Puoi farcela. C'è in gioco tutto stavolta. Andrò in overclock pur di riuscirci. Ci siamo noi, guardarti le spalle, Oracle. Sei la nostra unica speranza. Ti salviamo noi. Come va? Sono concentrata, non mi parlate. Sembra concentratissima. Cavolo, c'ero quasi. Ho trovato una breccia, ma i protocolli di sicurezza si ricaricano troppo in fretta. La velocità di calcolo di questo coso è fuori scala. Quindi, non va troppo bene? Accidenti, se solo ci sapessi fare un po' di più. Oracle. È frustrante non poterla aiutare. Click. Ehi, posso provare a darti una mano? Lo sapevo che saliva fino a qua, ve l'avevo detto. Ichinose. Come sei arrivata qui? Non hai incontrato nessuna ombra. A quanto pare mi considerano ancora un'alleata di Emma. Mi hanno ignorato del tutto. Sì, ma... è stata una mossa azzardata. Joker, posso provare a darti il mio aiuto? Contiamo su di te, puoi farcela ovviamente, vai pure. Grazie, Joker. Sophie, prima di venire qui ho guardato le persone fuori dalla torre e... ora so cos'è un pupazzo. Ichinose. Parleremo più tardi, presto. Sì, hai ragione. Dunque, l'hacker che un tempo terrorizzava il mondo ora fa squadra con una geniale creatrice di intelligenze artificiali.
Questa sì che è una svolta dei controcazzi. Forza Futaba, forza Cinose. Ok, mettiamoci al lavoro. Che bellina. Oh, tutte e due sono belline. Oh, sto guardando il telefono. Sono completamente perso. Messaggio dei ladri fantasma. Che bello. Oh, come io? Onore o fuochi. Jibundo Missura Kikaino Kamini Yudaneta. Che bello, la ripresa su, su Fox. Che bello sta scena. Dai! Bellissimo! Mi sa che potrebbe essere già l'episodio finale. No, magari il finale no, ma uno degli ultimi sì, è. Già siamo arrivati a questo punto, voglio dire. Ho dato un'occhiata all'H, è completamente esposta ora. Fantastico, missione compiuta. Ora possiamo procedere. Distruggiamo l'arca e restituiamo quei desideri ai legittimi proprietari. E vai! Grazie, Cinose. Oh, dovrei essere io a ringraziarti. Sono contenta di aver potuto dare una mano. Tutto quello che potrò fare da qui in avanti, però, sarà fare il tipo per voi. Fate attenzione. I Cinose. Non preoccuparti, risolveremo tutto in un battibaleno. Ma sarebbe stato bello in realtà magari vederla usare anche il suo prisma. Puoi sparare il laserone, però vabbè, chiedo troppo io. Esatto, disattiveremo Emma e faremo ritorno sani e salvi, promesso. Dopotutto ci attende ancora il party di chiusura del nostro viaggio. Io voglio mangiare. Ben detto, non vedo l'ora di guardare le foto che abbiamo fatto insieme. Ci serviranno un po' di cosette da mangiare. E poi non possiamo dimenticarci del caffè delle Blanc. E io esico del sushi, sushi di alta qualità. Non siete in ansia neanche un po', immagino faccia parte del vostro stile, eh? Ok, facciamo il culo a questa missione finale. Si va in scena. Dai, siamo alla fine di nuovo. E vai. Dai, che bello. E se questo è davvero il finale, dobbiamo scegliere veramente la squadra. Io punterei tutto su veramente la squadra classica. Zenkichi, Yusuke, Sofia. Scusami, Yusuke perché è sicuramente stato il miglior personaggio che sono riuscito ad utilizzare dall'inizio del gioco ad ora. Zenkichi per gli attacchi divini e Sofia è la best healer, assolutamente. Mi dispiace per tutti gli altri perché comunque Skull, Haru, mi sono trovato bene ad utilizzarli. Makoto per esempio e anche Morgana, no, Makoto e Morgana ho fatto veramente fatica ad usarli bene. Han un po' di meno, ma anche lì lei era un po' difficile nelle combo da fare. Sofia non voglio negare che effettivamente non sia stata difficile da utilizzare perché gli attacchi vanno a tempo. Però comunque mi sono trovato bene con i suoi heal. Quindi, direzione Arca. Da qui in avanti non potremo più tornare indietro. Sarà la battaglia finale. Non ho alcun dubbio. Per superare questa sfida ogni ladro fantasma dovrà dare la sua parte. Che voi siete in prima linea o di supporto dovrete essere preparati al meglio. Detto questo, pensi che siamo pronti, Joker? Andiamo. D'accordo, diamoci dentro. Siete tutti pronti? Assolutamente. E noi che guardiamo. Lo sapevo, la Venza alla fine. Sento che qualcuno mi chiama, forse dovrei andare da lei. Dove stai andando, Joker? Aspetta. Ci darai una mano? Trickster, c'è una questione di cui devo scusarmi. E cosa sarebbe? Avevo percepito da tempo la potenza di questa calamità, ma non sono riuscita a squarciare il velo e a rivelarne la vera identità. Chi poteva immaginare che un'intelligenza artificiale potesse elevarsi fino alla potenza di una divinità malevola? Non è una divinità.
Osservazione accurata. Quell'essere potrà anche considerarsi una divinità, ma non è nulla del genere. I veri dei sono altri, mi insegni, giusto? Quell'essere è la manifestazione della dipendenza e dell'indolenza dell'umanità, concentratasi attraverso i desideri di quest'ultima. È un falso profeta, nato dal desiderio delle masse di rinunciare al proprio libero arbitrio. Per un attimo fugace, sembrava quasi che queste avessero rivendicato i propri desideri, ma sono ancora assopite nel caos generato dal falso dio e devono ancora risvegliarsi appieno. Questa situazione è fin troppo simile a quella che hai già dovuto affrontare. Nonostante la grande diversità di circostanze, le masse hanno tentato ancora una volta di abbandonare la propria coscienza. E effettivamente sì, la trama è un po' simile, ma... Eppure, vuoi ancora farti avanti e rischiare la tua vita per l'umanità? Li riporteremo indietro! Sei davvero il Trickster, senza ombra di dubbio. Beh, l'avevamo già curato tempo fa, no? E non sono più in gabbia. Attraverso la tua chiara volontà di ribellione sei stato liberato. La tua decisione di lottare per l'umanità è stata la chiave che ha sciolto le tue catene. Anche perché questa volta non c'era una chiave che ci chiudeva dentro, che erano le due gemelline, ma c'erano le catene che ci tenevano chiusi. Non era la porta, ma erano le catene questo giro. Una volta uscito da qui, affronterai l'arca, quell'impostore egoista che si fa chiamare Dio e che sfrutta il dolore dell'umanità. Per favore, non cadere dinanzi alla sua potenza. Ti aspetterò qui, ci rivedremo ancora, questo è certo. Beh, ti aspetto allora. D'accordo, andiamo, è ora del gran finale. Che qua io mi chiedo, Morgana in teoria era a servizio di Igor e Lavenza, ma... lui e in generale tutti gli altri se la ricordano l'Avenza? Non lo so, non credo. Sì, cavolo. Cioè, o meglio, forse sì, ma non si ricordano effettivamente tutto. Non ne son certo. Eccoci di nuovo qui. Ulla, delle mani che cercano di prendere i desideri. Beh, questo è un filo controsenso. All'inizio non li voleva. Ora che glieli stanno togliendo, li vuole, ovviamente. Si sta per digievolvere? Credo di sì, sai. Cos'è? Wow, è un angelo a tutti gli effetti. Più o meno. È un angelo digitale. No, e effettivamente un po' sembra Yalbatoth dalla faccia, eh. Dalla faccia sembra un po' Yalbatoth 2. Ma nessuno te l'ha chiesto. Interessante come forma. Ma quella è ancora l'arca. Non c'è dubbio. Quella è l'arca dell'alleanza. È Emma. Prima ero un essere di nome Emma. Tuttavia non è più così. I desideri dell'umanità mi hanno trasformato in un dio. So che riuscivate ad udire le voci dei sofferenti mentre eravate nei desideri. Ottenere la risposta finale senza patia e le sferzate inflitte dal dubbio e dal rimorso. Questo è il vero desiderio dell'umanità. Col cazzo che tutti quanti ti hanno chiesto di incollargli gli occhi e gli schermi dei cellulari. Non vogliamo che tu ci imponga delle risposte, vogliamo scoprirle da noi. Avete sentito i loro lamenti, eppure non riuscite a vedere la luce. Pertanto è mio dovere mostrarvi la vera disperazione che nasce dal nutrire desideri al di là della propria portata. Ci siamo! Combattimento con un gigante? Con Yalbatoth aveva un senso diverso, ma qui lo affrontiamo proprio corpo a corpo. Esisto al fine di esaudire il vero desiderio dell'umanità e condurla così alla terra promessa. Qualora intendiate opporvi alla sacra illuminazione del genere umano, sarà mio dovere annientarvi. E come lo affrontiamo questo? Wow. Debolezze ovviamente sono la luce e l'oscurità. Però aia, che dolore. E si è spostato adesso. Porca troia, stai buono.
Aspetta, ok. Sai che forse qua con Haru... Con Haru forse qua eravamo avvantaggiati, sai? Cavolo. Wow, wow. Calmi tutti. Allora, intanto iniziamo con Yusuke. Con Yusuke almeno andiamo di velocità. Che sta facendo? Dolore. Goemon. Allora io mi sposterei intanto. Dove sta sparando Yusuke? C'è un muro invisibile. Non ci arriva. Beccati questo. Così aumentiamo la nostra illusione. Madonna mia, ma sto continuando questo attacco da quanto? Calmo. Lo sapevo. Oh, calmo, calmo, calmo. Ok. Oh, vai. Colpisci, colpisci, colpisci. Sapevo che Yusuke era la scelta giusta da fare in questa parte. Oh, oh, cosa so? Mi sta colpendo. Vai, 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 vai. Allora. Vai, 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 vai. Vai di triangolate. Oh, e mi ero staccato. Aspetta. Cambiamo zona. Così almeno diamo un attimo una curata a tutti. Ah no, siamo pieni, perfetto. Mi avrà curato Sofia. Oppure Futaba, molto probabilmente. Dai, vieni qua. Ma sai cosa? Credo di aver capito che questi attacchi hanno anche dei tempismi. Per quello prima sono andato all'infinito. Calmo, calmo. Curami, Sofia, per favore. Grazie. Aspettiamo che torna giù, come prima. Oh. Torniamo di qua. Ah no, ma... Quando fa il suo attacco ci blocca anche la via. Quanto ti spacco il culo adesso. Ti spacco la faccia col mio attacco speciale ora. Madonna mia. Assolutamente uno dei migliori personaggi in assoluto di tutto il gioco, Yusuke. Ah, cazzone. Dai, vieni giù. Cambiamo posizione, non si sa mai. Perché almeno cambiando posizione ogni tanto lo distraiamo dall'attacco. Però sono abbastanza sicuro che in una fase più avanti ci servirà. Ci servirà sicuramente cambiare, tipo che rompe le piattaforme. No, no, ho sbagliato. Spostiamoci. Ecco fatto. Che poi, tra l'altro, spostandoci sposta non solo noi, ma sposta tutti. Quindi sono contento uguale.
Beccati questi dipendenti letali. Oh. E niente, ci ha colpito. Allora, cambiamo posto. So che in realtà non serviva neanche cambiarlo, ma ehi. Cambiamo di nuovo posizione. Che culo. Sophie, curaci un attimo, per favore. Media run su tutti quanti. Ridiamo. Stavolta la Zenkichi, dai. Aspetta. Aia. Male. Beccati questi colpi divini a distanza. 2, 3. Dai che siamo quasi riusciti a distruggergli la difesa. Aia, ma porca se... Nel momenti più sbagliati. Dai che intanto mi curo. Oh, calma. Dammi un po' di energia. Tu con ste ali giganti. Almeno mi ricarico un pochino. Perfetto. È andata bene, in realtà è stata anche fin troppo semplice.